giocatore, uno dei due giocatori più forti al mondo, uno che di Champions ne ha vinte. Sì. Allora, approfittiamone per tornare in diretta, che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo, che è solo posizione regolare. Ronaldo! La prima volta in bianconero. Mette la palla all'incrocio, batte Loria, freddissimo, su una splendida sventagliata di Federico Bernardeschi. Buono il controllo, freddezza glaciale. 1-0 per la Juve sulla primavera. Inevitabilmente Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i suoi. Ci aveva provato con un sinistro alto poco fa, ci è riuscito dopo neanche 10 minuti. Gran palla di Bernardeschi, gran movimento di Ronaldo, che aggiusta il pallone e con tutta calma lo sbatte all'incrocio, dove Loria non può arrivare. Juve 1, Primavera 0. Il gol di CR7 dopo neanche 10 minuti. Normalmente minimo 45 fino a un massimo praticamente di 56-57, quindi ci sarà spazio per tutti, ma un'ipotesi di Juve può essere a prescindere dal portiere. Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alessandro con Khedira o Emre Can, Pjanic e Matuidi, poi lì un discorso di preferenze. Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Veramente una squadra eccezionale. Colpo per Quadrado, e qui invece la giocata precedente con il lancio per Pretelli, bloccato da Bonucci con un piede, lancia con l'altro a 70 metri e mette Ronaldo davanti alla porta. Splendido dal basso, grazie ad Angelo Carosi per questa riposizione. Ronaldo che controlla con il petto, se la porta sul sinistro, poi però non calcia allo stesso veloce. C'è Douglas Costa che manda subito per Cristiano Ronaldo. Non accelera il portoghese, aspetta rinforzi, c'è tutta la Juve Primavera che è rientrata. Allora poi parte Ronaldo, aspetta, dentro Douglas Costa, il controllo, la finta, Douglas Costa, ancora palo per lui, stavolta senza la deviazione del portiere, stavolta è tra virgolette tutta colpa sua. Finisce ovviamente alto, dove può staccare di testa col suo strapotere. A proposito di strapotere, c'è Douglas Costa, 1-2 con Bernardeschi, palla al centro deviata, ancora Douglas Costa, in testa Dybala, chiude e finalizza Paolo Dybala. Ancora segno la Juve. Col suo numero 10, con la fascia di capitano al braccio. A segno Dybala. Dopo Ronaldo e l'autogol, qui è verrata ancora, che bravo Douglas Costa. Bravo anche Dybala a finalizzare. Dopo il replay che abbiamo appena finito di vedere, c'è Giovanni Guardalà con Paolo Garimbori. Come Emre Can, giovani ma con grande esperienza internazionale, è stato fatto ad hoc per fare all-in quest'anno. Secondo me noi dobbiamo vincere tutto, dobbiamo vincere la Champions certamente, e questo è il sogno di tutti i tifosi, il sogno della società, della squadra, quello sì è un obiettivo importante. Pallone Alessandro, c'è tanto spazio per andare in contropiede, posizione regolare, Dybala sta arrivando al centro, Ronaldo come un treno, Dybala lo aspetta e poi calcia lui e calcia fuori, buona posizione, si dispera. Ronaldo ha tagliato in mezzo con velocità ma non è riuscito a superare gli avversari, quindi forse ha fatto bene Dybala a tirare. Scappato via sul gran lavoro di Alessandro, controllo e sinistro, un rigore ma non da posizione centrale, un po' come Douglas Costa prima, ha aperto troppo. Per Quadrado in area Bernardeschi, Ronaldo e Bentancur, la palla arriva per Ronaldo, Loria in qualche modo e poi Dybala fa doppietta e fa 4-0. Bella azione della Juve, buon dialogo tra tutti, e sul tiro di Ronaldo arriva il gol di Dybala con la respinta un po' goffa di Loria stavolta. Questa è la palla per il portoghese, è arrivato al sesto tiro in porta in 39 minuti, 3 parati, 2 fuori, 1 gol per CR7. Poi freddissimo e bravissimo Dybala, 2 gol da rapinatore per lui, che arrivava da dietro in posizione regolare.
e non può sbagliare davanti a Loria. Tenza troppa però, e palla fuori, e finisce il primo tempo a Villar Perosa con un tifoso che va subito da Ronaldo, lo abbraccia in mezzo al campo. E allora noi andiamo in pubblicità. Il piccolo triangolare, diciamo così, riservato ai ragazzi del 2007, il Barchisone, il Baveno, il Giarre, ci sono. Inserimento di Fagioli che va a allargare per Dybala in area di rigore, vuole rientrare sul sinistro, poi va sul destro, grande finta, tocco d'esterno dentro per Khedira che non calcia, aspetta Marchisio che pesca l'angolino e segna il gol del 5-0. Buona azione, ancora palla a terra, quando è riuscito a farlo la Juve è andata sempre a Dama. Gol di Claudio Marchisio. Per la Juventus ha segnato il numero 8. Si unisce a Ronaldo, il doppio Dybala e l'autogol di Capellini. Gran finta di Dybala, tocco d'esterno, intelligente Khedira. Che non calcia stando spalla alla porta, ma aspetta il rimorchio che arriva di Marchisio. 5-0. Petrelli prova a proteggere su Bonucci e ci riesce. Apertura verso Bandeira che punta Quadrado, quasi lo salta, cerca di partire, di passare, Quadrado a terra, Bandeira al cross, lungo per tutti, ma buona azione del ragazzo maglia 14, altro 2001. In campo nella squadra allenata da Francesco Baldini, gira Pjanic senza guardare per Bonucci, subito da Khedira, Khedira da Dybala, ne salta uno, ne salta due, passa Dybala, poi Pjanic ancora per Marchisio. Rugani nuovamente per Marchisio. Quadrado parte da fermo, torna indietro ma manda in porta Petrelli, attenzione, occasione per la Primavera, arriva quasi in zona tiro, Petrelli si appoggia corto col destro che non batte Pinsoglio, tentato da Di Francesco, da Manolo Portanova. Quadrado ha fatto una cosa praticamente senza senso, che è tornato indietro e ha di fatto lanciato colpendola di punta e non d'esterno come avrebbe voluto Petrelli in contropiede, che non ha avuto l'istinto dell'attaccante ma ha preferito appoggiarsi a Manolo Portanova che ha calciato neanche male senza trovare lo specchio della porta. Juve che rimposta da Pjanic per Bonucci, Bonucci per Marchisio, Marchisio in verticale, la palla è troppo lunga e non ci può arrivare Dybala. Buon lancio per Bandeira che mette giù anche bene il pallone, sulla sua verticale c'è Pinelli, preferisce ricominciare centralmente e lo fa bene. Altro lancio per Bandeira, altro duello con Quadrado, prima l'ha vinto Bandeira, adesso pure, perché secondo me è calcio d'angolo, infatti dice così Manganiello. Corner per la Primavera. Arriva a batterlo Giuseppe Leone dalla bandierina, questo corner. Tutti più piccoli fisicamente, ragazzi della Primavera, difficile prenderla di testa, il cross arriva lo stesso, la prende infatti non un Primavera ma uno che lo è stato, cioè Marchisio. Poi scambi tra Bandeira e Francofonte. Ancora Bandeira. Thank you.
Novo Leone che imposta Portanova, uno dei pochi ad essere rimasto in campo insieme a Di Francesco Petrelli. La tiene Portanova, cerca il taglio dentro di Pinelli, esce Pinsoglio e recupera andando da Pjanic. Mandžukić, coperta la primavera quando arriva in zona area di rigore Juve, lo fa sempre con tanti uomini, mentre Khedira imposta per Mandžukić che prova a coordinarsi per il destro offerto gentilmente però a Loria. Buona ripartenza ancora Pinelli, va da solo Pinelli, sbatte su Franco Fonte, recupera Fagioli che trova Khedira, gioca quasi sotto la punta in appoggio di Mandžukić e Dybala. Beruatto, sale Bonucci dentro per Fagioli. Poi Dybala va da Cuadrado che in orizzontale stavolta non sbaglia il passaggio. Marchisio. Ancora Juan Cuadrado.